Ciao a tutti! Tra le tante richieste di Cristian Camporosso, un amico del canale, ho trovato un suggerimento molto valido riguardante un giudice nazista, un giurista tristemente conosciuto per i suoi modi intimidatori, Roland Freisler. Mi ha molto interessata e mi sono documentata per saperne di più. Vi racconto, ascoltate! Era un losco e sadico personaggio tedesco del Terzo Reich, noto come il giudice boia, che raggiunse alte posizioni gerarchiche da cui poté sfogare tutta la sua sfrenata ambizione, il suo istinto criminale, la sua smania di potere. Era diventato spietato e maniacale dopo essere caduto prigioniero in mano ai russi e mandato in Siberia durante la Prima Guerra Mondiale, quando era partito come volontario. Si era trasformato in un esaltato bolscevico per poi diventare un fanatico nazista, grande stimatore di Hitler, rimanendo comunque un fervente ammiratore del terrorismo sovietico e un appassionato studioso di quei metodi. Questo giudice spietato, che Hitler chiamava il bolscevico, condannò a morte migliaia di imputati negli ultimi 3 anni del regime nazista. Solitamente si trattava di processi farsa, i cui esiti erano scontati fin dall'inizio. Era risaputo, infatti, che Freisler fosse il più autorevole e terrificante giudice penale del Terzo Reich. Al di là di tutto, conduceva una vita normale e familiare con sua moglie Marion e i suoi figli Harald e Roland. Ma fuori casa era tutt'altro uomo. Il suo atteggiamento aggressivo e mortificante nei confronti degli imputati era un esempio rappresentativo della tortura del diritto sotto il nazismo. La sua considerazione del mondo era basata su teorie razziste, quindi non aveva una morale, non aveva un'etica, non aveva una coscienza. Come Hitler, anche lui dava una notevole importanza alla gestualità, che esercitava quando faceva le prove da solo in casa. La prevaricazione e il sopruso divennero pratiche solite per lui. L'impressione che fosse un sadico megalomane, assetato di potere. Freisler doveva provare un gran piacere nel vedere le persone tremare di paura e nel decretare la loro condanna a morte. Nei suoi scritti sottolineava che il crimine comune andava perseguito non solo come reato, ma soprattutto come un tradimento verso lo Stato. Perché chi tradiva tentava di intralciare il nazionalsocialismo. Dal video della Rai, bellissimo tra l'altro, La storia siamo noi, apprendiamo che nel 1934 la giurisdizione tedesca fu modificata perché accusata di essere poco rigorosa. Nell'estate del 1942 fu istituito l'intollerante tribunale del popolo ed essendo lui membro dell'Accademia per il diritto tedesco, se non addirittura presidente, Freisler poté iniziare ad attuare la riforma. Leggo da Wikipedia che Freisler fosse radicale e cinico. Era solito umiliare gli imputati nel dibattimento e urlare violentemente contro di loro. Wenn Sie meine Gnade angenommen, wäre ich auf dumme Gedanken gekommen. Aber natürlich, Sie haben mir bestätigt, dass Sie KVer sind. Also, und werden Sie hier nicht unverschämt. Alcuni di questi processi furono filmati per ordine di Hitler. Per i tecnici del suono era estremamente difficile registrare le risposte degli imputati, in quanto urlava talmente tanto nel processo che i tecnici erano stati costretti a regolare i registratori a un adeguato livello di sensibilità. Chemische Erzeugung, hab keine Ahnung von Chemie. Er war der totale Herrscher. Wenn ich angenommen, wäre ich auf dumme Gedanken gekommen. Aber natürlich, die haben mir bestätigt, dass die KV... Hitler stesso, estremamente soddisfatto dei metodi alternativi di questo suo avvocato, che gli manifestava sempre un'ossequiosa sottomissione, gli concesse un avanzamento di carriera dandogli carta bianca, approvando pietamente l'idea di una giurisprudenza forte nazionalsocialista, capace di prendere tutti i provvedimenti necessari. Offesi, ingiuriati, oltraggiati, umiliati,
I poveri imputati erano costretti a stare in piedi reggendosi i calzoni, perché venivano loro tolte persino le bretelle e le cinture dei pantaloni. Per dare poi loro una parvenza ancora più ridicola di fronte alla corte, si dovevano presentare mal vestiti e tassativamente senza cravatta. Chi portava la dentiera era obbligato a presentarsi senza, mortificandosi così davanti alla corte che lo avrebbe giudicato. Se casomai un imputato avesse versato una lacrima per lo spavento, per l'aggressione verbale che stava subendo, sarebbe stato umiliato e fatto oggetto di scherno. Già, perché oltre a essere un sanguinario legislatore, Freisler si presentava anche come sottile psicologo dell'umiliazione. Piange? Cosa vuole dirci con quelle lacrime? Non voglio dire nulla. Ma quelle lacrime avranno pure un senso. Sui visi degli inquisiti si notavano vistosamente tracce di pesanti percosse e di torture subite in carcere. Roland Freisler era, come si può capire, il giudice preferito di Hitler. Come presidente del tribunale speciale nazista comminava spesso la pena di morte e, come spiegato nel documentario La storia siamo noi, fu lui stesso a inserire nella giurisdizione tedesca la legge sulla slealtà, che gli permetteva in maniera molto adattabile di sbarazzarsi dell'imputato, perché chi veniva condannato per slealtà era praticamente perduto. Le esecuzioni vennero attuate con efferatezza tramite impiccagioni con fune a strappo, sospensione a ganci o addirittura decapitazione. Pure Sophie Scholl della Rosa Bianca venne giudicata colpevole insieme al fratello da Freisler, che la condannò alla ghigliottina per aver distribuito volantini antinazisti. Non provate vergogna per aver distribuito all'università dei volantini che inneggiavano al tradimento? No, non provo alcuna vergogna. E li avete lanciati di sotto così, per gioco? Non per gioco. Volevo distribuire gli ultimi... Parlate più forte, non capiamo cosa dite. Volevo distribuire gli ultimi volantini in modo da diffondere le idee che idee. Noi sosteniamo. Chiamate idee questa immondizia? Il prodotto di un idiota più che di uno studente tedesco. Noi, mio fratello e io, abbiamo solo cercato di far aprire gli occhi alla gente, per porre fine a questo bagno di sangue che coinvolge gli altri popoli e gli ebrei, senza aspettare che intervengano gli alleati, per evitare che la nazione venga odiata e disprezzata da... A un popolo superiore non interessa. Il popolo superiore vorrebbe invece la pace. Vorrebbe il rispetto della dignità umana. Vorrebbe Dio, coscienza, compassione. Ma di cosa state parlando? Questa guerra totale condurrà alla vittoria il nostro popolo, che allora riemergerà ancora più grande, purificato da questa tempesta d'acciaio. Sfilarono davanti alla corte, presieduta da Freisler, quasi tutti i partecipanti dell'operazione Valchiria, l'attentato a Hitler nella Tana del Lupo nel luglio del 44. Miei fratelli tedeschi, parlo a voi stasera per due motivi. Primo, così che possiate udire la mia voce e sapere che sto bene. Secondo, affinché possiate conoscere i particolari di un crimine senza paragoni nella storia della Germania. Una piccola cricca di ambiziosi, abietti ufficiali, ha cospirato per eliminarmi. Tranne qualche leggera contusione e bruciatura, sono rimasto completamente illeso. E tramite un processo farsa furono condannati tutti gli imputati, circa 100 comandanti e ufficiali della Wehrmacht, riconosciuti colpevoli del complotto. Negli ultimi 2 anni e mezzo della sua vita emise più di 2000 condanne a morte, assolvendo pochissimi imputati. In sostanza, il 90% dei processi si concludeva con l'esecuzione. In qualità di giudice del Tribunale del Popolo e di funzionario del Ministero di Giustizia, il 20 gennaio del 42 aveva partecipato persino alla conferenza di Wannsee, la riunione presieduta da Heydrich che diede il via alla soluzione finale, ossia allo sterminio degli ebrei.
Il 3 febbraio 1945 un pesante bombardamento aereo colpì il Palazzo di Giustizia. Freisler si trovava lì. Morì all'istante, schiacciato da una colonna di muratura crollata dal soffitto mentre stava risalendo per prendere gli ultimi documenti. Quando il suo corpo senza vita fu ritrovato, un uomo di passaggio commentò: «Questo è il verdetto di Dio». Nessuno dei presenti proferì una sola parola di risposta. Non c'è targa che lo ricordi. La moglie lo seppellì di nascosto nella tomba di famiglia, senza nemmeno una lapide, senza un epitaffio. Nulla. Dopodiché lei cambiò il suo cognome, eliminando dalla sua vita ogni possibile traccia che la riconducesse a quell'uomo che un giorno aveva sposato. Concludo questo video invitandovi a guardare questo frammento dell'interrogatorio di Gianluca Dalfino, condotto qualche anno fa dall'ex pubblico ministero Agostino Abbate, rinviato a giudizio dal GUP di Brescia, accusato di abuso d'ufficio, favoreggiamento continuato e minacce. Dunque, la Gestapo e Freisler, in pratica, non ci hanno insegnato proprio niente. Ha preso atto e non ha fatto niente? Mi perdoni, è un intervento che io considero esaurito. Non le ho chiesto quali sono state le sue valutazioni, le ho chiesto cosa ha fatto. Non ho preso, riguardo allo specifico intervento, alcuna iniziativa. Quindi non ha chiesto spiegazione al capo? Io la prego soltanto, visto che è un verbale, di lasciarmi dichiarare. Lei sta dichiarando e sta registrando. Una volta che ha risposto, lei deve aspettare la successiva domanda. Mi interrompo, io vorrei dire un'altra cosa. Io ho il diritto anche di interrompere, lei non ha il diritto di dare le regole dell'esame. Chiaro? Lei ha risposto alla mia domanda, ha detto che non ha fatto nulla. Non mi interessa la motivazione. Se necessario gliela chiederò. Lei ha risposto che non ha fatto niente. Ho considerato esaurito la mia domanda successiva. Non provi a sovrapporsi. È privo di qualunque esigenza di approfondimento. Allora, senta, dottore. Lei ha un comportamento che già è da stigmatizzare, lo farò al termine. Adesso si componga e si contenga.